sul canale. Oggi vi faccio vedere come è possibile riprendere dei quadratini che abbiamo saltato durante una lavorazione a filè senza dover disfare i giri per arrivare a riprendere laddove abbiamo mancato la lavorazione. Vedete? Io ho quasi terminato questa riga e arrivando a questo punto mi sono accorta che nel giro sottostante ho mancato di lavorare questi due quadratini. Vedete da quest'altra parte? Sono due quadratini pieni e qui me li ritrovo vuoti. Adesso vi faccio vedere come è possibile con delle semplici maglie alte doppie andare a riprendere la lavorazione senza sfilare la riga. Carico due volte il filo sull'uncinetto, da dietro entro nel quadratino ed esco passando dal davanti, mi porto sul dietro del lavoro, vado a tirare fuori il filo e chiudo un gettato. Adesso continuo entrando nel quadratino superiore dal davanti, estraggo il filo e vado a chiudere la prima maglia. Con questo sistema lavoriamo contemporaneamente sia il quadratino della riga in corso che quello sotto che avevamo mancato nel giro precedente. Vi faccio rivedere. Carico due volte il filo, da dietro entro, esco introducendo l'uncinetto nel quadratino sottostante, estraggo il filo e chiudo un gettato, porto di nuovo l'uncinetto entrando dal davanti questa volta nel quadratino della riga sottostante a quella che sto lavorando, riestraggo il filo e chiudo completamente la maglia e chiudo il quadratino del giro che sto completando, lavorando semplicemente la maglia alta per chiudere il quadratino. Vedete? Ho ripreso il quadratino vuoto e ho lavorato il quadratino nel giro in corso. Vi faccio rivedere. Carico due volte il filo. La lavorazione andremo a fare in questo e in quest'altro quadratino. Dal dietro entro nel quadratino superiore ed esco passando dal davanti nel quadratino inferiore. Estraggo il filo e chiudo un gettato. Riporto in alto il quadratino superiore, entro dal davanti, estraggo il filo e vado a chiudere completamente la maglia in lavorazione. Ripeto, carico due volte il filo, da dietro entro nel primo quadratino, introduco l'uncinetto passando dal davanti, esco sul dietro e secondo quadratino, estraggo il filo e chiudo un gettato. Riporto in alto il primo quadratino, entro dal davanti, estraggo il filo e chiudo completamente la maglia in lavorazione. Lavorate le due maglie centrali per riprendere il quadratino vuoto che doveva essere pieno, chiudo il quadratino del giro in lavorazione semplicemente con una maglia alta sulla maglia alta. E come potete vedere, non c'è nessuna differenza. Questi sono i due quadratini che ho ripreso e questi sono quelli che erano stati lavorati. Spero
che vi possa essere utile. Alla prossima!